Diviso. Perfetto. Buonasera a tutti, con un po' di problemi tecnologici questa sera con la modalità che vedete di condivisione dal mio profilo personale, ma insomma abbiamo superato anche questi problemi tecnologici, questa tecnologia che ci ha aiutato un anno fa a cercare di come dire, intensificare le serate di Rodi Liberale. Infatti esattamente il 20 aprile del 2020 abbiamo deciso di cambiare la nostra modalità di approccio e di presentazione di testi liberali per approfondirne il pensiero, necessitati dalla pandemia in corso e dal lockdown dell'anno scorso. A un certo punto abbiamo detto: beh, insomma, perché stare fermi? Proviamo a fare un'altra cosa. E la tecnologia, diciamo che in questo modo ci ha aiutato notevolmente. Infatti, oggi siamo arrivati al 126esimo evento di Rodi Liberale, che è nata nel 12 settembre 2013, ormai 7 anni e mezzo fa, per cercare di fare il proprio compito, che è quello di far conoscere al più grande pubblico possibile le idee liberali in ogni campo filosofico, giuridico, economico, di costume, scientifico, artistico e di quant'altro. Credo che nel nostro piccolo abbiamo continuato a svolgere con costanza il nostro ruolo, e quest'anno abbiamo avuto, a partire da settembre, questa idea di introdurre i classici del pensiero liberale. Perché crediamo davvero che come dire, tornare ai classici o partire dai classici per chi non li ha mai affrontati o non li ha mai letti possa essere utile per la propria formazione personale, per affrontare il dibattito pubblico in ogni ambito, e perché, essendo per definizione classici, hanno molto da dire ancora alla contemporaneità. E quindi Bruno Leoni, Tocqueville, Milton Friedman, Ricossa, Benjamin Constant, Mises, Minghetti, Mandeville e quant'altri, Buchanan, insomma, cerchiamo di affrontare appunto questi classici per accompagnarci anche appunto nella contemporaneità. Il primo classico, anzi il secondo, perché il primo che abbiamo svolto, abbiamo affrontato, abbiamo presentato, è stata La libertà e la legge di Bruno Leoni, con cui abbiamo iniziato questo viaggio attraverso i classici. Il secondo è insomma, il secondo, peraltro il terzo italiano, che è Cesare Beccaria, questo testo del 1764 dei Delitti e delle Pene. E come al solito abbiamo cercato di affrontarlo coinvolgendo il massimo che c'era in circolazione, passatemi questa espressione. Abbiamo due graditissimi ritorni a Rodi Liberale e una new entry. I due graditissimi ritorni a Rodi Liberale sono Carlo Nordio, ex magistrato, liberale doc, che abbiamo già ospitato a Rodi Liberale quando ancora si potevano fare le presentazioni fisiche, e quindi a presentare il suo ultimo libro, e quindi siamo felici che abbia accettato subito. Peraltro, quando l'ho contattato, ho accettato subito con entusiasmo, perché credo che abbia una contemporaneità piuttosto importante. Quindi grazie, dottor Nordio, per essere tornato con noi, seppur in una modalità diversa. Il dato è graditissimo ritorno di qualche anno in più, perché ormai è passato qualche anno, l'avvocato Raffaele Della Valle, con cui avevamo presentato il libro su Enzo Tortora, insieme alla vedova di Tortora, anche lui in presenza e anche lui nella stessa sala rivolta. E quindi siamo felicissimi di aver tornato a Grazie. ospitare un altro avvocato, uno dei principali penalisti italiani, liberale doc da sempre, e che quindi ci accompagnerà nel viaggio attraverso questo grande classico. E poi una persona che io la presento così: ho sempre sostenuto, ma è vero, che io sono diventato liberale leggendo Antonio Martino e Sergio Ricossa sul giornale. Sono diventato garantista leggendo Yuri Maria Prado sul giornale, che insomma scriveva nella metà degli anni 90. Per chiunque abbia letto in quell'epoca, sa che gli scritti di Yuri Maria Prado sono stati fondamentali per affrontare, dal punto di vista liberale e garantista, la tematica della giustizia, dei vari abusi. Oggi è una firma autorevole del Riformista, e quindi sono felicissimo di averlo finalmente visto, perché per il momento ci eravamo solo contattati telefonicamente, e di averlo convinto a debuttare finalmente tra noi. Quindi grazie anche all'avvocato Yuri Maria Prado. Cesare Beccaria, cosa dire? Praticamente si è già detto tutto, nel senso che è una sorta di pioniere del liberalismo giuridico, e credo che questo dovrebbe essere un testo che credo che ogni avvocato abbia in qualche modo affrontato, letto nella vita. Non sono certo che tutti i magistrati lo abbiano fatto, e ho qualche dubbio che lo abbiano fatto i PM. E la cosa terribile Nessuno, è che, nessuno, chiaramente nessuno. presente, chiaramente presente Allora esclusi, non l'hanno capito. presente esclusi, però credo che la cosa fondamentale, e viene cioè, spesso ricordata, è che questo testo
probabilmente non è letto, non è diffuso, non è fatto conoscere nelle facoltà di giurisprudenza, dove invece se ne sarebbe un disperato bisogno. La divisione e la distinzione tra il reato e il peccato, il concetto di tutto ciò che è lecito, tutto ciò che non è vietato è lecito, cardine del principio liberale, come dire, le spiegazioni per quanto utilitariste, perché insomma stiamo parlando di un filosofo, di un giurista, di Giuseppe Caria, illuminista e utilitarista, quindi che non dava tendenzialmente giustificazioni giusnaturalistiche o comunque sulla base della giustizia di per sé, dei principi, ma proprio sugli effetti che avrebbe prodotto determinati tipi di istituzioni. E quindi la contrarietà alla tortura, la contrarietà alla pena di morte, e spesso ce ne dimentichiamo che l'Europa ha molte caratteristiche, alcune positive, alcune negative, ma è l'unico continente al mondo in cui tutti i paesi, non uno escluso, hanno abolito fortunatamente la pena di morte. La condanna della delazione, la condanna delle taglie, l'invocazione per, come dire, contrastare i delitti, la criminalità in generale, non tanto dell'aumentare le pene, ma di avere pene certe, chiare e comprensibili. Una riflessione assolutamente importante sulla carcerazione preventiva, sulla durata dei processi. Sul pentitismo, mi consentite di poterlo definire così, e in qualche modo c'è anche una riflessione sulla differenza tra il processo accusatorio e il processo inquisitorio, che chiamava processo informativo, e adesso mi sfugge l'altro tipo che come dire, identificava Cesare Beccaria. E la cosa curiosa è anche invece, perché da un garantista, da un. Quindi era da una persona che aveva introdotto tutte queste innovazioni in qualche modo di riflessione giuridica, non ci sarebbe mai aspettati che invece sia un difensore del diritto di portare le armi, per lo stesso motivo, dal punto di vista utilitaristico, perché in ogni caso vietarle avrebbe solo come conseguenza quella che le persone per bene le armi non le utilizzerebbero, i criminali sì. E quindi è un autore, un testo che seppur breve, conciso, è densissimo, profondo, di un'attualità straordinaria, e io per non rubare tempo agli ospiti, come spesso capita, volevo semplicemente citare l'ultimo, proprio l'ultimo capoverso del testo. Perché ogni pena non sia una violenza di uno di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti e dettata dalle leggi, tutto ciò che probabilmente oggi o non è o non si capisce che debba essere. E quindi riflettere con tre liberali doc e tre esperti di diritto come gli ospiti che abbiamo questa sera, per noi è un onore oltre che un piacere. Quindi, dottor Nordio, le cedo subito volentieri la parola e la ringrazio nuovamente per essere con noi. Grazie, sono io che ringrazio voi dell'opportunità e prendo proprio lo spunto dalle sue ultime parole sui connotati dell'opera penalistica di Beccaria e quindi sui principi che ispirano la sua idea della giustizia penale e che lei adesso ha citato, che io provo a riassumere. E che proprio per rimanere nell'ambito del concreto, vorrei anche rapportare alla situazione attuale del diritto italiano, senza sforare sull'aspetto processuale, perché 20 minuti, sono dentro i quali mi voglio e mi devo assolutamente, trattenere, sono ovviamente pochi per problema della separazione delle carriere, del processo accusatorio piuttosto che inquisitorio, della differenza tra il giudice del fatto e il giudice del diritto, tra il verdict e la sentence, tra la discrezionalità dell'azione penale e la obbligatorietà dell'azione penale e la arbitrarietà dell'azione penale che oggi viviamo. Probabilmente ne parleranno dopo i miei due più illustri interlocutori. Quindi mi limito all'aspetto del diritto sostanziale che proprio lei adesso, senza che avessimo concordato, ha citato, facendo un paragone, un confronto, un riferimento con la situazione attuale. Allora, noi possiamo dire che i principi ai quali si ispira l'idea penalistica di Beccaria
sono i principi dell'illuminismo, dell'utilitarismo, sono quelli di Godwin, di Bentham, di John Locke, e sono anche quelli degli illuministi, essenzialmente sono degli utilitaristi inglesi, ma c'è molto dell'illuminismo francese, di quello che stava nascendo almeno a quell'epoca. E comunque sono, ricordiamo tutti la grande battaglia che fece Voltaire contro l'oppressione della legge penale, soprattutto nell'ambito religioso, il processo di Jean Calas, il processo del Cavaliere della Barra, insomma tutta quella, quell'opera che tendeva a umanizzare la pena. Ora, i principi di Beccaria sono abbastanza semplici. Il primo è quello del principio di razionalità, cioè che l'idea che una legge deve corrispondere a canoni razionali, cioè deve essere ragionevole. Poi i due fondamentali, di legalità e di tassatività, cioè la legge deve dire, la legge penale deve in modo chiaro e distinto definire il reato, tipicizzare il reato, dire che cosa è consentito e che cosa non lo è, e ovviamente connettervi una pena. Un altro principio conseguente è quello della irretroattività della legge penale. Sanno tutti, ma è bene ricordarlo perché è già stato violato. Per il manifesto? Come? Jacopo, okay, ti si sta sentendo, Jacopo, grazie. Ti si sta sentendo. Prego, dottor Naudio. Ciao. No, parlavo appunto del principio di irretroattività della legge penale, per il quale, come tutti sanno, nessuno può essere punito in base a una legge, in base a un reato non fosse previsto come tale da una legge già esistente. È il principio della proporzione della pena. La pena deve essere proporzionata perché una pena eccessiva discredita la giustizia, così come una pena troppo blanda la rende inefficiente. E sotto questo profilo vorrei dire che proprio da magistrato, da ex magistrato, sono profondamente convinto che il primo giudice del giudice, cioè il primo giudice qualificato a dare un giudizio sulla, scusate il bisticcio di parole, sul giudice stesso che pronuncia la sentenza, è proprio l'imputato. L'imputato è il primo giudice del suo giudice. Se il giudice è troppo blando, è troppo buono, è troppo sciatto, allora l'imputato lo disprezza, lo deride. Se invece è troppo severo, è troppo ingiusto, lo odia. In entrambi i casi è un fallimento della giustizia. Quindi la pena deve essere proporzionata. E infine il principio di umanità, che non deve essere ovviamente la pena in contrasto con i principi umanitari, eccetera, eccetera. Allora, la mia domanda è, di questi principi, quale uso si faccia oggi nella nostra legge e nella applicazione della nostra legge, cioè nei codici e alla fine nei tribunali? Allora, per quanto posso pensare, per esempio, al principio di razionalità, che è il primo che ho citato, io credo che la nostra legge sia un enigma dentro un indovinello, dentro un mistero, per usare una frase che aveva usato Churchill per la politica estera sovietica degli anni 50, degli anni 40, perché a seguito di tutta una serie di riforme, sia della procedura che del diritto sostanziale, nessuno più ha capito in che mondo penale o di procedura penale viviamo. Il nostro codice di procedura penale, voluto in termini, si fa per dire, accusatori dall'allora maggioranza e firmato dall'allora ministro Vassalli, è stato demolito non solo dal legislatore, ma anche dalla stessa Corte Costituzionale, dove sedeva il professor Vassalli, che lo aveva firmato. Se qui parliamo dei tecnici, ma se dei tecnici non ci fossero tra i gentili ascoltatori, li inviterei ad aprire un codice da 30 euro dell'edizione della Tribuna e vedrebbe che sotto ogni articolo di procedura penale vi sono tali e tante modifiche, abrogazioni, interpolazioni, eccetera, che hanno snaturato completamente un codice che era nato come codice accusatorio e che invece è diventato un pasticcio di cui nessuno capisce più nulla. Ma l'aspetto più irrazionale, ripeto,
è che questo lavoro demolitorio l'ha fatto la Corte Costituzionale, dove sedeva lo stesso autore del codice, perché il professor Vassalli è diventato, come tutti sappiamo, presidente poi della Corte Costituzionale e ha partecipato a varie sedute dove il suo codice è stato demolito. Altro principio, la legalità e la tassatività. E qui farò solo un esempio. Noi abbiamo una serie di reati cosiddetti evanescenti, di cui nessuno capisce quale sia la conformazione. Prendiamo l'abuso di atti d'ufficio e il suo figlio bastardo, che è il traffico di influenza. Sono assolutamente indefinibili e danno al pubblico ministero una discrezionalità che, come al solito, sconfina nell'arbitrio nel definire non solo la caratteristica strutturale della norma, ma anche la caratteristica del fatto di reato. E questo provoca delle conseguenze enormi e negative in quella che si chiama amministrazione difensiva, dove nessuno firma più niente, dove tutti i sindaci, amministratori, ministri sono impauriti e intimiditi dall'esistenza di questi reati e attuano quella forma di, appunto, di amministrazione difensiva, che è un po' il parallelo della medicina difensiva, dove prima di tutto si bada alla propria incolumità nel processo e poi magari all'interesse pubblico sottostante all'applicazione della norma. Queste norme, ripeto, sono così evanescenti da confliggere con il principio di tassatività e di legalità. E soprattutto, beh, intanto il reato di abuso di atti d'ufficio, come avete visto, è stato cambiato varie volte, eppure continua a essere interpretato in mille modi diversi. Non parliamo del traffico di influenze, un reato di cui ho cercato varie volte, leggendolo, di capire quale fosse il bene giuridico protetto, quale fosse l'elemento strutturale del reato, tutte le cose che si studiano nella parte generale del codice penale, e non ho capito niente. Quindi sarà sicuramente colpa mia, però sono in compagnia di tante altre persone che di diritto se ne intendono e che sono perfettamente d'accordo che questo reato evanescente che confligge con il principio di tassatività e di legalità. Se poi parliamo al principio di irretroattività, ebbene lì abbiamo un esempio spaventoso con la legge Severino. La legge Severino è stata applicata retroattivamente a Berlusconi, ma poteva essere D'Alema, poteva essere Nordio, poteva essere Pinco e Palla, ma è stata applicata per fatti che erano accaduti prima della sua entrata in vigore. E qui noi abbiamo avuto l'esempio della coniugarsi del principio di irrazionalità con quello di violazione della irretroattività della legge penale, perché quando qualcuno di noi ha fatto presente che questa legge non poteva avere una applicazione retroattiva, gli autori e i loro, diciamo, compari hanno obiettato che non si trattava di una legge penale, di una sanzione penale, ma di una sanzione amministrativa, ignorando, ma proprio da ignoranti, che anche per le sanzioni amministrative vige il principio di retroattività. Vige per la legge dell'89, vige per la 231, che per le sanzioni amministrative, per la responsabilità amministrativa degli enti, lo pone addirittura nell'incipit degli articoli 1 e 2, e quando sono stati, diciamo così, sbugiardati nella loro ignoranza, si sono, diciamo così, rifugiati nel principio che questa legge non fosse né amministrativa, che la sanzione non fosse né penale né amministrativa, ma fosse una sorta di requisito per rimanere nella funzione che era stata occupata. In realtà è un principio molto semplice, che qualsiasi sanzione afflittiva, e questa è una sanzione afflittiva perché essere cacciati via dal Parlamento o dalla carica di sindaco o altro è una sanzione afflittiva, qualsiasi sanzione afflittiva non può avere efficacia retroattiva. Allora mettiamo insieme tutte queste cose e mi avvio alle conclusioni. Il principio di razionalità. Da ultimo ho saltato il principio di umanità. Allora, abbiamo avuto già qui l'esempio, ed è l'ultimo, del famoso ergastolo ostativo,
che per fortuna è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ora, io non ho niente contro l'ergastolo fine pena mai. Sono scelte politiche. C'è molta ipocrisia dietro il principio che la pena debba comunque redimere o rieducare il condannato. Certo, lo dice la Costituzione, siamo tutti contrari alla pena di morte, lo era Beccaria. Faccio notare che molti che erano contrari alla pena di morte però hanno applaudito al processo di Norimberga, dove sono stati impiccati 14 criminali nazisti, o addirittura alla fucilazione di Mussolini, che era stato condannato, si fa per dire, dalla sentenza di un tribunale del popolo, che non esisteva, ma con l'alibi che si trattava di situazioni particolari, di situazioni eccezionali, di reati gravissimi, che non significa nulla, perché un principio o c'è o non c'è, o si giustifica la pena di morte o non si giustifica. Se noi diciamo che non va applicata mai e poi mai, è molto più coerente Israele, che dice la pena c'è, è come l'inferno, esiste ma è vuoto. Infatti non l'abbiamo mai applicata, salvo una volta nei confronti di Adolf Eichmann, ma c'era una ragione più ancora politica che giuridica. Ecco, allora, detto tutto questo, il principio di umanità da noi è stato violato con questa norma dell'ergastolo ostativo, che sottoponeva e sottopone ancora oggi come condizione alla concessione di alcuni benefici penitenziari al fatto che il condannato collabori. E questo è assurdo. Come? È l'inquisizione. Certo. I principi dell'inquisizione. E non solo l'inquisizione, ma io che sono un utilitarista come Beccaria vado al di là dell'inquisizione. Dico che è una stupidaggine, il che mi offende ancora di più. Perché? Perché una persona può non collaborare non perché sia ancora agganciato al sistema mafioso che così non se ne vuole staccare e con ciò dimostra di essere ancora socialmente pericoloso, ma semplicemente può non voler collaborare perché teme le rappresaglie che collaborando l'organizzazione criminale potrebbe scatenare contro la sua famiglia, cosa che è già avvenuta molte volte, è avvenuta con le Brigate Rosse, col caso di Patrizio Peci, non parliamo quante volte è avvenuta con la mafia, la 'ndrangheta, eccetera. Oppure, cosa ancora più evidente, può temere che collaborando e vuotando il sacco completamente possa addirittura aggravare la sua posizione, perché se deve raccontare tutto, anche quello che non è stato ancora scoperto, potrebbe essere costretto a rivelare dei reati commessi da lui. Quindi pretendere che la concessione di benefici carcerari sia o fosse condizionata a questa collaborazione attiva, oltre a essere inumano, è anche irrazionale, e che, ripeto, da utilitarista mi offende di più. Quello che però mi offende alla fine è dire che non ho assolutamente capito, ma sarà colpa mia, il senso della sentenza della Corte Costituzionale, la quale dice che l'ergastolo ostativo è incostituzionale, ma poiché la sua applicazione, cioè la disapplicazione dell'ergastolo ostativo immediata, sarebbe un vulnus alla lotta contro la criminalità, si lascia un anno di tempo al legislatore per fare una legge che colmi questo vuoto di tutela. Anche mi domando, ma il mafioso, cattivo, delinquente, infernale, chiamiamolo come vogliamo, che però in questo momento sta in carcere condannato all'ergastolo e non ha collaborato, anche se magari si è dissociato in tutti i sensi dell'organizzazione criminale, non può godere di questi benefici in base a una legge, l'ergastolo ostativo, che però è stata dichiarata incostituzionale. Cioè abbiamo una legge che è incostituzionale ma che continua a essere in vigore in attesa che il Parlamento in un anno provveda, ammesso che provveda, cosa che probabilmente non avverrà, come non è avvenuto con la legge sul fine vita. E questo mi offende anche qui da un punto di vista utilitaristico, come razionalità, ecco, più che ancora come vulnus al principio dell'umanità. E quindi, in conclusione, la lezione di Beccaria, a distanza di 200 anni, in questa Repubblica che dovrebbe essere fondata
sulla Costituzione cosiddetta più bella del mondo, su cosa sui quali tra l'altro ho parecchi dubbi, ma comunque ecco, questa lezione di Beccaria a distanza di 200 anni è ancora inascoltata. Bene. Purtroppo addirittura sono 257 per la precisione, quindi ringraziamo il dottor Lodi e credo che sia fondamentale tornare fondamentali, nel senso che la riflessione sulla giustizia credo che sia andata, noi l'abbiamo fatta anche nel nostro piccolo, cercando di presentando il libro intervista di Sallusti a Palamara, e quindi che credo mi potete consentire esattamente l'opposto. Non c'era in quel sistema, non c'è nulla di principio, non c'è nulla di buon diritto, non c'è nulla di separazione dei poteri, non c'è nulla di quello che dovrebbe essere la magistratura, ma è esattamente il contrario. Quindi probabilmente per poter poi partecipare, condannare ed evitare di ripetersi delle storture giudiziarie, giuridiche, teoriche e, permettetemi, anche politiche, forse tornare a leggere Beccaria può solo essere utile. Avvocato Della Valle, a lei. Grazie. Intanto voglio dire che l'organizzazione si dimostra veramente lungimirante nel decidere di intrattenere gli ascoltatori sul tema dei delitti e delle pene. E lo fa perché evidentemente coglie quello che è un po' lo spirito e quello che circola in questo periodo nel mondo giudiziario penale italiano. Perché? Perché un appello a Beccaria in genere scatta proprio quando si intravede in un certo qual senso il rischio di un imbarbarimento del sistema giuridico. Potrei fare un sacco di esempi dal 1764 in poi, quando è scattato l'appello a Beccaria. Cioè scatta quando c'è la necessità non solo e non tanto per combattere oggi, per esempio, la lunghezza del processo oppure il problema della custodia cautelare, quanto piuttosto, vorrei dire, contro la sempre invadente cultura del sospetto che in questi anni si sta propagando. Cultura del sospetto da quale parte, oltretutto, neppure dalla magistratura, parte addirittura dalle caserme, perché lì nasce il processo. Nelle caserme vale il principio del sospetto, questo principio si trasferisce all'ufficio del pubblico ministero, il quale controlla poco e passa, come si suol dire, la palla al GIP, soprattutto oggi col sistema elettronico, schiaccia un bottone e quello che ha scritto la polizia giudiziaria arriva sul tavolo del GIP, e alla fine questa cultura del sospetto arriva addirittura all'autorità giudicante, che molto spesso giudica al di là dei principi sacrosanti che ci siamo, cui ci siamo, dovremmo uniformarci, il processo giusto, il ragionevole dubbio, eccetera. E allora la necessità di un appello è dettata da questo, è dettata anche dagli abusi che noi avvocati tutti i giorni constatiamo in merito alla valutazione delle prove. Sempre più sovente la prova viene confusa neanche con l'indizio, viene confusa addirittura col sospetto, tant'è che le nostre sentenze sono ricche di avverbi senza passaporto, verosimilmente, è probabile, si ha motivo di ritenere che, dimenticando che questi avverbi debbono essere assolutamente banditi dalla sentenza di condanna, visto che dovrebbe esserci un principio del ragionevole dubbio, quindi visto che dovrebbe esserci la certezza della prova. Un appello sempre più impellente per richiamare la necessità della abolizione, per esempio, della obbligatorietà dell'azione penale. Sono anni che i giudici si intrecerano dietro al fatto che ci sono troppi processi e quindi bla 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 bla, ma basterebbe, per esempio, operare ovviamente con i correttivi necessari sulla obbligatorietà dell'azione penale, tanto più che
l'obbligatorietà dell'azione penale è una fictio iuris ormai da 20-30 anni, perché in sostanza si sa perfettamente che il PM predilige un'indagine rispetto all'altra sulla base di criteri di cui non voglio parlare perché andremmo troppo lontano. Un altro problema che indigna una cultura medio, una cultura giuridica media, è il problema della prescrizione. E la prescrizione è un'aberrazione. Pensare che un processo possa durare 30-40 anni o all'infinito, perché ormai la prescrizione può essere infinita, e che quindi un cittadino possa sentirsi condannato dopo 40-35 anni, quando è cambiato tutto, è cambiato il mondo, è cambiato lui, è cambiata la sua personalità, francamente è un'utopia. E insomma, allora da qui la necessità di richiamare il trattato del Beccaria, che non significa rifugiarsi nel passato, sia ben chiaro, perché non è passato Beccaria. Beccaria è passato, presente quando ha scritto, e futuro ancora, perché Beccaria ha fatto una sorta di arco voltaico tra quello che era l'umanesimo di Ulpiano, dei giuristi latini, i quali dicevano che il giudice deve essere non solo intelletto ma anche cuore, a quello che poi dovrebbe essere veramente, e quello che poi è stato anche accolto parzialmente dalla nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione introduce dei principi che sicuramente possono essere raccolti se andiamo a raspollare le varie idee che si colgono nei capitoli del Beccaria. Quindi questo libro di cui oggi noi discutiamo non può essere lasciato così nello scaffale polveroso dove giacciono le opere di un tempo che sono passate, che ormai hanno fatto la loro storia. È un'opera che ha ancora molto da dire, e che sembra che proprio, se lo leggiamo, sembra volere suggerire a questi nuovi giudici che lo hanno dimenticato, lo hanno letto, la via maestra da seguire per poter avere una giustizia veramente giusta. Questo è uno degli slogan che va, però non viene attuata, per avere una giustizia che abbia non solo l'aspetto intellettivo, ma anche l'aspetto, diciamo, cardiologico, se mi passate la battuta. E allora questa opera ha molto da dire non solo sulla permanente necessità di, tra virgolette, umanizzare il diritto penale per garantire quello che in allora era necessario ai reclusi dopo un processo equo e giusto, perché anche qui c'è il problema del processo equo e giusto, e ci sono processi, ne potremmo fare esempi a iosa, dove non sono né equi né giusti questi processi. Una sempre più efficiente detenzione, per esempio, ma una detenzione decente, una detenzione che possa offrire al detenuto una sorta di rigenerazione morale, ma siamo ancora lontano, anni luce sul punto. Attraverso che cosa? Attraverso una serie, una seria occupazione scolastico-lavorativa, perché anche qui va fatto un discorso. Ma al di là di questo, Beccaria è ancora importante perché sul difficile tema delle regole del processo siamo in alto mare. E noi vediamo tribunali che ammettono le prove le più disparate perché il capo di incolpazione non è preciso, perché il capo di incolpazione è una navigazione a vista, senza dei paletti, senza dei limiti, senza dei confini. E noi vediamo una valutazione delle prove veramente ridicola, che vengono valutate alla luce non già del raziocinio, del ragionamento, ma alla luce di una apodittica affermazione o una apodittica visione di una certa realtà, che è sicuramente differente da quella obiettiva.
E quindi questa di più la necessità che questo libro del 1764 rimane in sostanza un'opera attuale in molti paesi del mondo e abbiamo visto attuale ancora oggi. Perché certamente sono passati secoli da quando Beccaria scrisse quel libro, quell'opuscolo, perché è un libro molto, molto piccolo, ma molto intenso, ma molto grande, vorrei dire. Sono passati molti secoli, la tecnica dei codici si è perfezionata, certamente. Ci sono state delle modifiche che all'apparenza sono modifiche soltanto folcloristiche, o se si vuole sono modifiche di natura lessicale. Si è sostituito il carcere con la custodia cautelare, quasi volere rappresentare una custodia dove gli angeli ci assistono in questa detenzione che all'apparenza o lessicalmente lascia immaginare chissà quali spazi e quali vuoti. E altrettanto vero che gli angosciosi problemi però che stanno al centro della materia dei delitti e delle pene, sia pure in un contesto certamente cambiato, sono sempre lì, sempre vigili e sono sempre simili e non riescono a cambiare. E allora, che dire, Beccaria va sempre tenuto presente. Beccaria dovrebbe essere letto nelle università, studiato nelle università, dovrebbe essere oggetto di esame dei magistrati, ma non solo dei PM, ripeto, ma di tutti, ma anche della Cassazione, intendiamoci, non solo dei giudici di primo merito, ma anche magistrati della Cassazione. Beccaria dovrebbe essere sempre tenuto presente quando la luce della giustizia sembra appannarsi. E qui io lancio un grido d'allarme che può sembrare tale, ma è la realtà di chi frequenta i tribunali di tutta Italia. Siamo in una situazione veramente dove la giustizia sembra appannarsi, perché in sostanza vediamo come molto spesso il ragionamento a sostegno di una tesi accusatoria è un ragionamento fragile, è un ragionamento debole, ma soprattutto è un ragionamento che deriva dal pregiudizio che a sua volta è in capo al pubblico ministero o, come dicevo prima, alla caserma. E invece che cosa ha fatto Beccaria e che cosa dovrebbero fare i giudici e quale insegnamento dà Beccaria? Beccaria ha insegnato che lui, con quel suo piccolo libro, scarno libro, ha saputo abbattere i patiboli, perché gli ostacoli, le differenze, le negazioni di libertà si abbattono con le idee, non si abbattono con la forza, non si abbattono con le... Lui con questo piccolo libro ha saputo abbattere i patiboli, ha saputo, vorrei dire, quasi scardinare le porte delle prigioni, perché allora quello era il problema importante. Partiva dal presupposto che da 400 anni non c'erano modifiche sostanziali per quanto concerneva i delitti e le pene, pur essendoci il Rinascimento, eccetera, pur essendoci grande cultura, nessuno si interessava di quel mondo. E lui con quel piccolo libro ha saputo in sostanza lanciare o inserire o introdurre nel mondo carcerario due grandi e fondamentali principi che devono caratterizzare l'umanità, che devono caratterizzare le sentenze. Le sentenze non devono essere una sorta di schiaccio un bottone e esce automatica la sentenza scarna, priva di umanità. Umanità che consiste in che cosa? Che consiste nella speranza e nella pietà. E qui quando dice Nordio l'assurdità della sentenza della Corte Costituzionale, perché non ammettere, per esempio, o bocciare quella famosa disegno di legge che riguarda gli ergastolani, e significa annichilire la speranza, che è l'unica che ti fa vivere, è l'unica che ti fa fare bene, perché tu quando hai tanti anni di carcerazione è la speranza che tiene la tranquillità del carcere,
perché se non ci fosse quella speranza, probabilmente le carceri sarebbero disciplinate in modo diverso, ci sarebbero diverse reattività. Ma se l'uomo si vuole redimere, sa che si può redimere alla speranza, certamente queste cose devono in considerazione. E allora, in più, perché è importante Beccaria? Perché Beccaria ha caratterizzato la legislazione europea dal 1764 in avanti. Non dimentichiamoci che il trattato famoso dei diritti dell'uomo del 1789, pre-rivoluzionario francese, ha quasi copiato, vorrei dire, c'è una sorta di plagio su quello che ha detto Beccaria, per non parlare poi della stessa nostra Costituzione, che ha degli articoli che altro non sono, e non sto lì a enumerarli, altro non sono che il riassunto, o se si vuole la sintesi del pensiero di Beccaria. Pensiamo all'articolo 27 della Costituzione, per esempio, alla famosa disciplina delle pene, come devono essere le pene, è il capitolo del Beccaria sulle pene, che devono essere più dolci, devono essere meno irruenti, che devono essere meno aggressive. Quindi anche in questo senso il libro di Beccaria è un libro che ogni qualvolta vi è una crisi in un paese, una crisi che riguarda ovviamente il pianeta giustizia, è lì ad additare ai popoli, ai regnanti, siano essi monarchi, siano essi repubblicani, che in quale direzione deve rivolgersi la legislazione per servire la civiltà. Dicevo, articolo 25 della Costituzione, principio della legalità, della retroattività a cui faceva riferimento Nordio, articolo 13, sottrarre l'arbitrio, la cattura e la custodia cautelare, è un principio sacrosanto che Beccaria scrisse per primo, che noi abbiamo fatto più volte, rifatto con la legislazione moderna le leggi sulla custodia cautelare, ma i cui principi vengono costantemente violati, perché a tutto concedere, se non si vuole mettere fuori uno o se si pensa sempre in negativo, si replica alla difesa, c'è il pericolo della reiterazione del reato. E quando vai a chiedere al giudice, ma dov'è il pericolo della reiterazione del reato, se non una mera ipotesi, se non una mera supposizione, specie quando si tratta di imputato incensurato, specie quando si tratta di imputato che oltretutto è stato squalificato a 360 gradi sugli organi di stampa, è stato squalificato dal contesto sociale, quindi non potrebbe neanche materialmente reiterare il reato. E allora voi vedete come è importante ripescare questi principi. L'articolo della presunzione di innocenza non è altro che una norma che deriva pur sempre dai principi che il giovane Beccaria, non dimentichiamo che quest'opera la scrisse quando aveva 30 anni, tra l'altro Beccaria non era un giurista, era laureato in giurisprudenza, ma era più un economista. Ma qui la storia poi è molto lunga, era stato condizionato dai fratelli Verri, per i quali poi litigò, eccetera, eccetera. Ma certo è che quello è l'intuito di Cesare Beccaria. E quindi vorrei dire, quasi concludendo, bene avete fatto organizzare questo dibattito, perché vorrei dire, Cesare Beccaria è ancora lì, quasi quasi, che ci ascolta. E forse, dato il suo carattere, che era anche un carattere abbastanza remissivo, forse con la sua tipica pazienza, è lì che attende il momento di fare sentire il suo forte pensiero e manifestare il suo amore verso l'umanità quando noi gliela chiediamo. Perché lui è stato, è e sarà sempre il difensore dell'umanità, perché lui si è proclamato seguace della filosofia del cuore, che è fondamentale. Il diritto senza cuore non è diritto, è tutto tranne diritto,
con questo non voglio dire che le sentenze si devono fare col cuore, ma certamente va tenuta nella considerazione il principio dell'umanità, e manifesta Beccaria, come molti di noi, la contrarietà verso coloro, e ne vediamo tantissimi, che vorrebbero un'autorità, laici e politici, sono tantissimi, che vorrebbero un'autorità caratterizzata da una sorta di maschera aggrottata, di durezza, perché la mascella forte, a significare quasi uno sdegnoso rifiuto a che cosa? Invece a tutti quei sentimenti della tradizione dell'umanità che devono contraddistinguere l'uomo. E io penso che su queste basi, su questi presupposti, noi si possa questa sera tranquillamente approfondire eventualmente le tematiche che il Beccaria ci suggerisce anche ad una sua semplice e superficiale lettura. Grazie. Grazie all'Avvocato Della Valle, che ha ricordato anche che appunto Cesare Beccaria era un economista ed è uscito un bellissimo libro qualche anno fa di Scognamiglio, L'arte della ricchezza, Cesare Beccaria, economista. Prima di lasciare la parola a Yuri Maria Prado, di cui ho chiuso il microfono, quindi Yuri te lo dico prima, se comincio a parlare, perfetto. Volevo citare semplicemente due brani dei diritti delle pene. Il primo è appunto che sostanzialmente in uno stato di diritto, in uno stato liberale, quindi il concetto è tutto ciò che non è vietato deve essere consentito. L'opinione che ciascun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati con la incorrotta custodia delle leggi predicato. Sacro dogma senza di cui non vi può essere legittima società. Giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere sensibile e limitata soltanto dalle proprie forze. Oltre che i principi, giustamente è stato notato anche nell'ambito, come dire, del processo vero e proprio, quindi anche nell'ambito della valutazione delle prove, e nel capitolo indizi e forme di giudizi spiega quali i tre tipi di prove che dovrebbero essere analizzate. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, e cioè quando gli indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. 2. Quando le prove di un fatto tutte dipendono ugualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando invece le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti che per meritare pene devono essere certi. Credo che anche qui sia un altro insegnamento per avvocati, PM e magistrati. Quindi lascio volentierissimo la parola a Yuri Maria Prado, che ringrazio finalmente di essere stato con noi. Dovresti schiacciare il tasto in basso a sinistra, attiva l'audio, è il motivo per cui te l'ho detto. Eccoti qua. Ecco, chiedo scusa. Eccoci, sì, grazie. Ma quando nei giorni scorsi Maggi mi ha proposto di partecipare a questo incontro, avevo, come lui può confermare, declinato, nel senso che, visto il tema, io tutto sono tranne che un esperto di Beccaria, e questo gli avevo riferito. Si aggiungeva alla mia perplessità il fatto che non sono neppure un penalista, quindi diciamo la mia incongruità in una sede come questa è duplice, nel senso che né sono un esperto di quello scrittore, né sono un tecnico del diritto penale, perché io sono un civilista e quindi capisco come il cittadino qualunque di queste cose. Il civilista è un esperto nella prova, magari fossero tutti civilisti. È quello il problema. ehm,
Però la cosa mi ha indotto a un'attività che era utile, perché come purtroppo è per molti, Beccaria, se è stato letto da persone non più giovanissime, è stato letto tanto tempo fa, insomma, per quanto mi riguarda, almeno l'ho letto da ragazzo, per cui la cosa utile è stata poterlo rileggere. E nel rileggerlo, diciamo, ho ritrovato cose di cui mi ero accorto già a suo tempo, ormai sono decenni fa. La prima cosa che mi aveva colpito allora era semplicemente di profilo, come dire, letterario, nel senso che a me piace l'italiano settecentesco e mi piace, mi diverte, lo trovo ficcante, e in questo libricino di Beccaria risplende in maniera esemplare, perché è un italiano bellissimo e quindi dovrebbe essere fatto leggere anche non soltanto agli studenti di giurisprudenza, ma in generale nelle scuole. L'altra cosa era la eccezionale, come dire, distanza che separava le cose che lui proponeva e segnalava come necessarie, come dovute per una riforma delle leggi, degli ordinamenti delle pene, eccetera, rispetto invece all'abito culturale che comunque lui aveva e che lo costringeva a parlare come un uomo del suo tempo. Mi spiego. Al tempo si trattava del contributo di un intellettuale che parlava tra suoi simili e per suoi simili, e cioè una cerchia molto ristretta di popolazione che diciamo guardava una comunità popolare che era fatta di persone dell'elite, che era fatta di persone così in grave condizione economica, con un tasso di analfabetismo eccezionalmente alto, eccetera. Rispetto a queste condizioni assumeva il, diciamo, il tono magnanimo di un nobile coltivato che si vedeva comunque sia distante. Adesso non voglio entrare nei dettagli, ma insomma una serie di riprove in questo senso si hanno. Vengono in mente un po' e non casualmente vengono in mente le lettere di Verri alla figlia in prospettiva di matrimonio, dove diciamo le parla con argomenti che tanto per intenderci potremmo chiamare progressisti, ma in un quadro di cultura per cui la donna era quella cosa un po' diversa rispetto ad adesso. Ebbene, in questo libretto di Beccaria le direzioni, i suggerimenti di riforma culturale in materia penale sono fatti per risollevare una società decisamente diversa rispetto a quella attuale. La cosa singolare è che in una società così cambiata come quella di oggi rispetto a quella di allora, tutte quelle indicazioni, tutti quei suggerimenti, anche se sono poi precipitati, come ricordava Della Valle, un po' a pioggia nelle legislazioni successive, si propongono come attualissime, cioè le cose che dice e propone Beccaria sono una lunga teoria, diciamo, di inconclusioni nelle legislazioni di 250 anni dopo. A cominciare da quella che mi sorprese allora e che, rileggendolo in questi giorni, è tornata a sorprendermi. È una cosa di cui si parla spessissimo lamentandosene, ma rispetto alla quale c'è una specie di sostanziale assuefazione. Apatia? Sì, e cioè il fatto che le leggi penali o no, non importa, oltre che, come dire, accettabilmente giuste, e questo è un, come sappiamo tutti, è l'oggetto di un giudizio, di un valore, che una legge sia giusta o no. Giusta per me, non è giusta per un altro. Ma oltre a questo, debbano essere quantomeno conosciute, conoscibili e chiare.
Dice, è una banalità senza fine, cosa di cui appunto si parla e di cui ci si lamenta al bar. E però mi domando, retoricamente, perché la risposta è implicita nella domanda, se questa sia la situazione che possiamo ritenere superata, e cioè che il nostro assetto generale, non ripeto della legislazione penale, ma in genere della legislazione, si caratterizzi per questa chiarezza, conoscibilità tanto necessaria. Basta guardarsi indietro di pochissimi mesi, e ancora fino alla raffica delle ultime decretazioni, per capire che forse non si tratta di una condizione acquisita. No, nel senso che c'è stato un aggrovigliarsi di, tra l'altro, nemmeno tutte norme, perché come sappiamo in molti casi non si trattava di norme tecnicamente parlando, ma di, chiamiamole come vogliamo, prescrizioni che più contraddittorie non potevano essere, meno chiare non potevano essere, meno conoscibili non potevano essere, e che hanno posto 60 milioni di persone non nell'ipotesi remota di non sapere cosa potevano fare o no licitamente, ma nella certezza di non saperlo. E io ricordo quel tratto che ho ritrovato, ripeto, che rivendica e riafferma una cosa così semplice, in Beccaria, che lui diceva, me lo sono appuntato qui, dice: non trovo eccezione a questo assioma generale, ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente. Ripetiamolo ancora, banalità plateale, ma quanto contraddetta dal tenore generale della nostra legislazione e soprattutto dalla, come dire, dall'impressione che ne ha il cittadino medio, il quale letteralmente non sa quando sia reo, quando sia innocente, e non lo sa per effetto di questa giungla che così forma il nostro panorama normativo. Ci si è lamentati moltissimo, e torno all'attualità, avviandomi a chiudere, ci si è lamentati moltissimo, moltissimo da parte di pochi, ma insomma è stata forte la protesta contro l'assurdità, l'incongruità della somma enorme di combinazioni che ci sono piovute in testa nell'ultimo anno, ma poco si è invece fatto riferimento a quest'altro difetto, e cioè che quelle, chiamiamola ancora norme, sapendo che non sono norme, e questo aggrava l'accusa, prima che liberticide, prima che gratuitamente liberticide, prima che inefficacemente liberticide, erano anche dispersive, fuorvianti, contraddittorie, e quindi, tanto per intendersi, non erano nemmeno capaci di porsi rispetto ai destinatari, cioè ai cittadini, con tutta la loro ingiustizia, perché trovavano una scriminante che saltava fuori dal cappello così, una giustificazione che metteva in revoca la combinazione di prima, eccetera. Perché si è giunti a questo livello di imbarbarimento? Per il Covid, perché una situazione eccezionalmente grave ed urgente imponeva davvero questa produzione? No, ci si è giunti, a mio giudizio almeno, perché il terreno culturale italiano rendeva non solo possibile, ma direi quasi automatico, che si pretendesse di rimediare a una situazione sicuramente grave con quella somma di inutile produzione, tra virgolette, normativa. Non è un caso che, e torniamo per chiudere a Beccaria, io ho notato questo, magari sbaglio perché non ho le statistiche alla mano, ma l'attività della giustizia, in specie penale, si sia in questo anno di disastri come ritratta, salvi alcuni casi eccellenti.
tutti, mi sembra di aver registrato una specie di appunto di attenuazione dell'attività inquirente. E mi domando se è casuale. Io credo che non lo sia, nel senso che l'effetto di questo imbarbarimento ha un ricasco proprio e anche sulla giurisdizione, che dovrebbe essere in realtà garanzia di ordine sociale, se ben amministrata. In buona sostanza, c'è stata questa produzione normativa inefficace e liberticida, presidiata da tanta polizia, ma caso strano, da poco intervento giurisdizionale. Ora, io non sto dicendo che avrei voluto tante sentenze di condanna per chi violava questa o quella, assolutamente no. Sto dicendo che l'esito di un approccio della quella che Sciascia chiamava la giustizia terribile è un ricasco antidemocratico puramente semplice. La pizza annunciata. Esattamente. E non effettuata. Esattamente. Ora poi il discorso si allargherebbe ai tantissimi punti che Beccaria tocca in quel libro, sia pur breve, ma appunto, come avete giustamente detto, così denso e così importante. Ma la cosa che lui, tra le altre, sottolineava quando parlava della legislazione dolce, di cui diceva della Valle poco fa, è che in realtà il giudice rispetto a questa esigenza ha e deve avere una funzione in realtà molto limitata, nel senso lui diceva che è un altro appunto che mi ero preso. Lui diceva: la clemenza è virtù del legislatore, non dell'esecutore. E diceva: deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari. Ed è questo l'altro problema del nostro tempo, nel senso che l'esigenza di giustizia è purtroppo molto spesso intesa come da soddisfare da parte del magistrato, no? Cioè il magistrato che fa giustizia, no? Sappiamo, non serve essere tecnici del diritto penale, chi abbia una qualunque dimestichezza con appunto un 200 anni di letteratura su queste cose, sa che di tutto bisogna aver paura, ma soprattutto della giustizia che pretende di essere giusta, e quindi di affidarsi a una persona, a un giudice in questo caso, per avere giustizia. La clemenza è una cosa importantissima, ma è disgraziato il paese che si affida per trovarla a un magistrato che più o meno per bontà d'animo decide di diffonderla. Ecco, queste cose, Beccaria diceva, lo ripeto per chiudere, diceva: in una società profondamente afflitta da quella che adesso tanto banalmente possiamo dire disuguaglianze sociali, eccetera, eccetera. E quindi si poteva ben capire che in allora ci fosse questa divaricazione enorme tra questi suoi propositi e una società che culturalmente era forse poco capace di comprenderla. La società d'oggi è incapace tanto quanto quella di dare esecuzione a questi intendimenti. Cioè parlare oggi con il linguaggio di Beccaria della pena, del carcere, della custodia cautelare, della pena di morte o dell'ergastolo, significa snocciolare tutta una serie di questioni che purtroppo non incontrano il favore dell'opinione pubblica, ma anzi la eccitano a chiedere revisioni in senso contrario. Quindi parlare di attualità di Beccaria lo si può fare in questo senso qui: è attuale nel senso che si scontra con una società che dopo 250 anni è immatura a comprenderlo e a farne proprio gli insegnamenti. Di solito amo quando le, grazie a Iulia Maria Prado, le relazioni tendenzialmente hanno una
nota di ottimismo finale e invece la tua si è chiusa esattamente con l'opposto. Prima di dare la parola a una persona che credo sia nota a molti relatori e che quindi mi ha chiesto di intervenire, volevo leggere ancora un pezzo di un brano di Beccaria sulla presunzione di innocenza e sulla carcerazione preventiva. Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione se non quando sia deciso che egli abbia violato i patti con i quali le fu accordato. Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma. O il diritto è certo o incerto. Se certo, non gli conviene altra pena che la stabilità delle leggi, ed inutili sono i tormenti perché inutile la confessione del reo. Se è incerto, non deve si tormentare un innocente, perché tale è, secondo le leggi, un uomo i cui delitti non sono ancora provati. 1764. La persona che voleva intervenire è un avvocato, si chiama Gianmarco Brenelli e ci segue spesso e quindi lo vogliamo, eccolo qua. Gianmarco, se vuoi puoi accendere video e audio e puoi fare l'intervento, la domanda o a tuo piacimento dovresti essere in condizioni di poterlo fare. Vediamo se riusciamo. Vedo che per il momento non riesce. Marco, ti ho dato la parola, quindi se vuole nel frattempo intervenire qualcuno prenotandosi, alzando la mano, ok, se no faccio una delle domande che sono state presentate da chi ci sta ascoltando. Ma se il magistrato va in TV e si permette di censurare anche l'aspetto morale di una legge, non fa politica? Voglio dire, l'attivismo giudiziario ha raggiunto un livello intollerabile. Il PM dovrebbe essere soggetto solo alla legge e non concorrere a produrla o indirizzare una certa opinione. Che ne pensate? Seconda domanda, cosa ne pensate della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di intercettazioni sull'acquisizione previa necessaria autorizzazione del giudice dei tabulati telefonici da parte del PM? Se una sentenza superiore dovrebbe trovare adattamento nell'ordinamento interno al pari di una norma. Grazie. Non so se qualcuno di voi, in attesa che l'avvocato Brenelli riesca a collegarsi, se vuole rispondere a queste due domande. Per quanto concerne l'intercettazione, siamo perfettamente d'accordo e in sintonia con coloro che dicono che le intercettazioni siano uno strumento assolutamente necessario per poter espletare delle indagini. Ma il discorso è che deve rimanere lì, cioè l'intercettazione, a parte che deve essere, a parte il fatto che alle intercettazioni si deve ricorrere extrema ratio, cioè bisogna prima esperire tutta una serie di attività di indagini, espletate le quali, ove non si sia raggiunto un risultato, è solo allora che si dovrebbe fare ricorso all'intercettazione. Ma sono un mezzo di ricerca, punto e basta. Oggi invece il problema è un altro, che l'intercettazione diventa prova del fatto, anche quando l'intercettazione purtroppo, ahimè, è estremamente equivoca, laddove al contrario, se dovesse essere ritenuta indizio, ma ripeto, non dovrebbe neanche essere ritenuta tale, dovrebbe avere le caratteristiche della univocità, della concordanza, della pluralità. Invece si prende un'intercettazione il cui contenuto, alias la trascrizione, è estremamente incerta, opinabile, se non errata. Io di recente ho celebrato un processo avanti la Corte d'Assise di Taranto, il processo Ilva, dove abbiamo scoperto una clamorosa affermazione falsa di coloro che scrissero il brogliaccio e del perito che riportò il testo del brogliaccio papale, dicendo o attribuendo a un avvocato l'espressione "abbiamo inquinato gli atti", laddove era "abbiamo impugnato gli atti", che è vergognosa, eppure quasi quasi la si voleva far passare sotto silenzio una questione di questo genere. Cioè voglio dire che quindi le intercettazioni servono ad attivare le indagini, punto e basta, ma dopodiché si bisogna trovare le prove che possano confermare
che il contenuto dell'intercettazione è il contenuto così come viene interpretato. Purtroppo non avviene così nella più parte delle sentenze. O si utilizza addirittura, se non si sta attenti, intercettazioni anche errate, o comunque si utilizza la interpretazione neppure del pubblico ministero, ma l'interpretazione dell'ascoltatore, colui poliziotto che ascolta e traduce, e magari traduce dal russo, traduce dal cinese, perché si dice nel verbale che il verbalizzante, come è successo in un processo, si intende anche di quelle lingue, e traduce a modo suo, direbbe Sciascia. E questa traduzione molto spesso viene utilizzata in sentenza e viene assurgita dignità di prova. Quindi ben vengano le intercettazioni come strumento di indagine, ma le intercettazioni devono rimanere fuori dal punto di vista di materiale probatorio. Ma c'è di più. Ormai c'è la prassi costante che si vanno a utilizzare intercettazioni captate in procedimenti penali di 6, 7, 10 anni prima, dove l'imputato non c'era, l'indagato non c'era, dove il contesto è diverso, e si formano dei romanzi. Io tra poco ho un processo alla Corte d'Appello di Torino su una sentenza che grida vendetta, dove vengono utilizzate intercettazioni dal 2009 al 2018, cose dell'altro mondo in altri processi, dove vengono interpretate delle battute o delle realtà assolutamente diverse da quelle che sono di quello che è l'effettiva realtà. Ecco allora perché lo strumento bisognerebbe fare come si fa in farmacia: attenzione, usare con cautela. E invece se ne fa di tutte le erbe un fascio, bastano le intercettazioni, tanto ti comincio a buttare dentro, una volta che ti ho buttato dentro segue, anche qui cosa scandalosa, la conferenza stampa inaudita altera parte, cioè c'è il procuratore della Repubblica, c'è il maggiore della finanza, c'è il capitano dei carabinieri, c'è il colonnello dei carabinieri, e danno per scontato che l'acquisizione di queste intercettazioni costituisce già elemento fondante e fondamentale per sostenere l'ipotesi di un'accusa corredata dal provvedimento di custodia cautelare, e beh, il mostro è già battuto in prima pagina, e poi vai a recuperare il terreno perduto, perché anche la conferenza stampa è un altro problema di cui allora non c'era la conferenza stampa, ma il problema mediatico, tra virgolette, non si usava questo termine, già il Beccaria ne parla nel suo testo, dove la pubblicità eccetera eccetera, questi sono problemi. Allora l'intercettazione va regolamentata. E aggiungo un'altra cosa, poi cesso, se mi smetto, ma perché non si forma un armadio delle intercettazioni come c'è l'armadio dei veleni, la cui chiave viene data al farmacista, e se qualcuno sparge il veleno il farmacista ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva? Perché non si chiudono le intercettazioni in un armadio e il procuratore ne è il responsabile perché ha la chiave, e se quindi esce sono problemi suoi, risponderà per eventualmente violazione del segreto investigativo a titolo di responsabilità oggettiva, visto che la responsabilità oggettiva viene applicata dovunque. L'imprenditore che si trova a New York, però il dipendente vola da un'impalcatura, risponde a titolo di responsabilità oggettiva. Perché non si fa questa cosa? Allora potreste vedere che effettivamente il segreto delle intercettazioni potrebbe essere rispettato. Invece vengono pubblicate a iosa, facciamo le denunce contro ignoti, gli ignoti si sa che sono pochissimi, perché pochissimi hanno le mani sulle intercettazioni, e mai una volta che finisce un processo identificando chi ha violato questa norma. Cose semplici, ma darebbero delle garanzie. E allora noi siamo favorevoli alle intercettazioni, ma cominciamo a dire che occorrono questi supporti per poter allora dare la garanzia al processo. Ok, siamo sempre in attesa, Gianmarco, vediamo collegato ma non ti sentiamo e non ti vediamo la telecamera. Io credo che ci sia la possibilità, non so, Gabriele Iuvinale, magari la sua articolazione credo che sia più utile che la faccia direttamente lui, a meno che
scusate, ma Gabriele Giubinale, se vuole intervenire, visto che ne ha facoltà, come si dice, nel senso che è promosso tra i panelist, e quindi, anche perché la domanda era duplice, era la prima era quella sostanzialmente sulle intercettazioni, la seconda era sul, come dire, sul protagonismo giudiziario dei magistrati che si permettono anche di censurare l'aspetto morale di una legge, quindi sul fatto appunto di questi i PM star, mi si passi l'espressione, quindi che credo sia più doveroso che magari, se vuole, che risponda il dottor Nordio, formulo la domanda, ma se il magistrato va in tribunale... No, ma sì, ma immaginavo di dover rispondere io. Allora, beh, intanto sono perfettamente d'accordo al 100% con quello che ha detto Raffaele Della Valle sulle intercettazioni. C'è solo un aspetto tecnico da chiarire, che ci sono molte intercettazioni che vengono date alla stampa violando il segreto istruttorio, e ve ne sono molte che invece vengono pubblicate più o meno in modo legittimo, perché fanno parte del fascicolo processuale e vengono magari inserite nell'ordinanza di custodia cautelare e con essa finiscono al Tribunale della Libertà. Quindi vengono viste da un sacco di gente, e anche se non sarebbero pubblicabili, diciamo virgolettate, lo sono lo stesso e nessuno se ne è mai lamentato. La soluzione tecnica, che tra l'altro è quella che io propongo da 20 anni, proprio perché ritengo che le intercettazioni debbano essere non una prova, ma un elemento di ricerca della prova, come ha detto prima Della Valle e come dice anche il codice, ma proprio perché le ritengo anche uno strumento ignobile, invasivo ed equivoco, come le soffiate e come le denunce anonime, che pure di tanto in tanto servono, ma servono come spunto, debbano fare la stessa fine. E la disciplina esiste già per queste intercettazioni, ed è quella delle intercettazioni che si chiamano preventive, che non hanno valore processuale, cioè che non entrano nel fascicolo, che vengono custodite nell'armadio blindato del procuratore della Repubblica sotto la sua diretta responsabilità, che non finiscono nel fascicolo del GIP e al Tribunale della Libertà e rimangono segrete. È un po' come le lettere anonime o come le confidenze. È vero che servono, ma proprio perché sono estremamente ambigue e pericolose, devono essere usate con le pinze. In altre parole, da capo della Polizia Giudiziaria, come sono stato per 40 anni di pubblico ministero, se in una intercettazione io sento che sotto il ponte di Chioggia c'è un deposito di armi, così come se me lo dice un confidente o me lo dice una lettera anonima, io mando la polizia a vedere se ci sono le armi. Se trovo le armi, la prova saranno le armi ritrovate, ma non la confidenza, la lettera anonima o l'intercettazione. Purtroppo però questo è un tabù difficile da infrangere, il fatto cioè che le intercettazioni sono un modo sporco di intervenire nelle indagini, ambiguo, anche perché manca il tono, che è la cosa più importante. Anche una esclamazione volgare, persino una bestemmia, che purtroppo nel nostro Veneto è molto diffusa, può essere interlocutoria, può essere negativa, può essere affermativa a seconda del tono. E aggiungo che varie volte nei miei fascicoli ho visto il rapporto della Polizia Giudiziaria che accompagnava le intercettazioni telefoniche o ambientali con scritto bestemmia, parentesi, affermativa, perché il tono che mi lascia largo margine per capire quanto giusti siano i rilievi di Raffaele Della Valle. Non parliamo poi i processi in cui io stesso ho visto con mano l'errata trascrizione delle intercettazioni, fatto ovviamente in buona fede, ma se un chioggiotto parla con un veneziano e già fanno fatica a capirsi tra di loro, figurarsi se l'intercettazione viene fatta e trascritta da un maresciallo di, non lo so, di Lamezia Terme, quanti errori ci possono essere. Quindi, per, diciamo, confermare, avallare e un po' integrare, se mi è consentito, quello che ha detto prima Raffaele.
Sulla domanda che è stata rivolta sul protagonismo, allora intanto io farei una grande distinzione tra il giudice e il pubblico ministero. Secondo me il giudice deve tacere sempre, perché è un giudice, è sopra le parti, deve essere imparziale, deve apparire, le solite storie che si raccontano, apparire oltre che essere imparziale, come la moglie di Cesare, tutte queste balle che ormai sono venute fuori in televisione, tanta gente non sa neanche di cosa parla, ma si dicono così. Sono delle idee reçues, idee ricevute, come dice. Beh, allora il giudice deve tacere. Il pubblico ministero è una parte, come l'avvocato. Dovrebbe essere una parte, che poi sia una parte privilegiata, ahimè, fa parte, scusate il bisticcio, del fatto che il nostro codice di procedura penale non è affatto un sistema accusatorio, ma è un sistema inquisitorio travestito. E l'avvocato è un compartecipe, un dio minore. Per qualche pubblico... esatto, e per qualche pubblico ministero, mio collega, che però non vorrei neanche chiamare collega, ma insomma, cioè, che è o ha fatto il pubblico ministero, l'avvocato è addirittura un intruso molesto nel processo, che sarebbe meglio non ci fosse, e se c'è è per fare il favoreggiatore travestito. Ecco, questa è l'idea che qualche PM ha degli avvocati, che la dice lunga anche sulla nostra cultura e sull'obbligatorietà di far leggere Beccaria anche alle scuole di giurisprudenza, ancorché, ripeto, sia difficile cambiare le teste anche attraverso la lettura, ma questo è un discorso, vasto programma, direbbe De Gaulle. Allora, la colpa di Manzoni, anche la cultura contro gli avvocati, con gli azzeccagarbugli. Sì, questo. Vabbè, ma a quell'epoca forse aveva ragione. Poi l'idea che lui dà degli azzeccagarbugli è abbastanza, diciamo, sì, ma poi è mitigata dalle circostanze, dalla fame, dalla... Ma, insomma, scusami, è in ordine. Quello, un bel discorso quello sulla azzeccagarbugli, magari lo faremo un'altra volta. No, ci tenevo a dire una cosa. Vedete, è grave che un pubblico ministero... Allora, il giudice deve tacere. Che un pubblico ministero critichi una legge dal punto di vista tecnico non è grave, per una ragione molto semplice, che essendo costretto lui ad applicarla, molto spesso si rende conto che una legge è fatta male. E poiché noi di legge fatte male ne abbiamo tantissime, non è male, scusate un altro bisticcio, che il pubblico ministero si permette di dire: guardate che io la legge la applico e la devo applicare perché rispondo solo alla legge e alla mia coscienza, però è fatta così male che mi permetto di dire che è inapplicabile o che magari sortirà l'effetto contrario. Io stesso tante volte ho detto: guardate che ci sono delle leggi, è sballata, tutte le riforme, molte riforme fatte del codice di procedura penale erano tecnicamente non solo sbagliate, avrebbero sortito l'effetto contrario di quello che si proponevano. Noi che avevamo un po' di esperienza lo capivamo, e infatti così è accaduto, così come è giusto che le critichino gli avvocati. Ultima considerazione, la cosa più grave però è quando la politica si adegua a quelle che sono le critiche dei magistrati e dei pubblici ministeri perché ha paura di contraddirli. E guardate che la politica negli ultimi 30 anni è stata succube della magistratura. Lo è stata succube perché ne ha avuto paura, lo è stata succube perché forse qualcuno aveva degli scheletri nell'armadio, ma anche se non li aveva, sapeva che comunque qualche pubblico ministero particolarmente motivato sarebbe andato a cercarli, e prima di averli trovati o senza trovarli perché non c'erano, li avrebbe nel frattempo delegittimati, come si dice con un altro neologismo, si può anche dire sputtanati, facendoli finire sui giornali. E adesso l'ultimo esempio. Allora, quando qui c'è Raffaele, che è più vecchio di me, se la ricorda, l'avvocato Maria Prado, che è molto più giovane, non lo so se lo ricordi, ma è un fatto abbastanza clamoroso. Durante Tangentopoli, quattro pubblici ministeri erano in televisione criticando un decreto che a loro non andava bene, dicendo: o questo decreto viene eliminato o noi diamo le dimissioni. Che cosa ha fatto il governo? Ha protestato contro quella che riteneva, definiva una illegittima interferenza dei PM, però ha ritirato il decreto.
avrebbe dovuto fare il contrario, avrebbe dovuto dire: voi avete tutto il diritto di criticare una legge perché non siete dei giudici, ma siete dei pubblici ministeri, cioè siete delle parti, il che tra l'altro aprirà le porte alla separazione delle carriere da domani, e non lo ha fatto. Secondo, questa legge la fa la politica, voi avete il diritto di criticarla, noi abbiamo il dovere di mantenerla, avete minacciato le dimissioni, benissimo, da domani ve ne andate. Così avrebbe dovuto fare una politica seria e forte, e invece ha fatto il contrario. Ha criticato, sbraitato, lamentato, pianto sull'interferenza dei quattro paladini dell'Apocalisse, però ha ritirato il decreto. Questo è accaduto quasi 30 anni fa ed è stato, io ero pubblico ministero, tra l'altro facevo anch'io la Tangentopoli Veneta, ma sono stato il primo a indignarmi di questa degringolada, di questa debolezza della politica, perché prima che pubblico ministero ero e sono un cittadino italiano, crede nella legge, nella giustizia, è quello che è, e mi sono indignato, perché ho detto: se la politica cede così davanti alla magistratura è finita. E da quella volta, è da 30 anni a questa parte, la politica in un modo o nell'altro ancora oggi è succube, ha paura della magistratura. Ecco, posso aggiungere una cosa? Posso aggiungere una cosa? Per Nordio, condivido quello che ha detto, ma c'è di più. È stato l'autogol che ha fatto la politica con se stessa nel momento in cui ha abolito l'immunità parlamentare. Certo. Quello è stato il vulnus maggiore, perché è vero che bisognava modificare la norma, che è vero che c'erano stati degli abusi, ma quando una classe politica si suicida, imputativi purtroppo, e la magistratura da lì ha preso potere ed è diventata l'unico vero potere in Italia, non c'è più nessuno. Ci sono il potere delle procure della Repubblica. Questo è il problema fondamentale. E siccome uno sta chiedendo perché non parliamo del CSM, non ne parliamo con una battuta, perché fortunatamente Beccaria non doveva fare i conti con il CSM, altrimenti ne avrebbe parlato più a lungo. Grazie. Sì, se posso aggiungere brevissimamente questo, a quanto osservava bene il dottor Nordio. Quando diceva, non ho nulla in contrario a che un PM, essendo parte, faccia una critica di carattere tecnico a una legge che ritiene inadeguata. Io ho riserve anche su questo e dirò subito perché. Ma il punto è che, e lei ha citato un esempio, purtroppo ero già non più giovanissimo nel 90, a quel tempo, insomma, quando il Manipolo milanese fece quella bella iniziativa. Loro in quella sede, davanti a quella foresta di microfoni opportunamente organizzata, in quella sede non fecero una, diciamo, contestazione di carattere tecnico. Ah, certo. Tutt'altro, trattavano la trippa dei forcaioli, maggioritari allora come oggi, dicendo che regnava la coscienza della brava gente, della società onesta, quella roba sporca che tentavano di introdurre gli zozzoni dei politici. Quindi se già si può avere, a mio giudizio, qualche dubbio sul fatto che sia lecito, e ora spiego subito perché, chiudendo, che un PM anche solo dal punto di vista tecnico pretenda di mettere becco, sicuramente però quelle considerazioni non erano di carattere tecnico, così come non è tecnica l'illustrazione che un procuratore della Repubblica meno settentrionale fa a margine dei suoi rastrellamenti di 300, 400, 500 persone, il 90% delle quali poi lasciate andare via, davanti a un altro oceano di microfoni, di telecamere, in cui annuncia, diciamo, la sua trepidazione, perché in quel modo si sta compiendo la sua testuale rivoluzione con il servizio pubblico pagato da tutti noi che curvo, no, lo accoglie facendogli fare le sue requisitorie in televisione, no? Dove si spiega che
È vero che i magistrati sono tutti bravi, sì, a cominciare da me, i magistrati sono tutti bravissimi. È vero che i politici sono tutti ladri, sì, è vero, i politici sono tutti ladri. Questo è il quadretto. Quindi non si tratta di, come dire, riconoscere al PM in quanto parte la facoltà di fare osservazioni tecniche, perché non è questo di cui si tratta. Io però, e chiudo veramente scusandomi, ho dubbi anche su quella premessa, nel senso che purtroppo illustri colleghi ai quali egli stesso faceva riferimento, magari non più in attività, rivendicano in realtà per il pubblico ministero una funzione del tutto diversa rispetto a quella di parte. Una persona molto illustre, con tanti capelli bianchi laccati in testa, spiega quotidianamente... Come comincia il cognome? Dunque spiega, ma anche con... Adesso noi stiamo... Io sto mettendola in burla, ma in realtà è serissima la cosa, che alla separazione della carriera non si può e non si deve giungere, perché questo comprometterebbe il contributo di giurisdizione che il PM con la sua attività fa. E andiamo sul tecnico e non voglio farlo, una semplice bestemmia per chi abbia un'idea più in sesto di queste cose, no? Cioè la pretesa del PM di in buona sostanza contribuire non alla articolazione di un processo che giunge a sentenza, ma di contribuire alla scrittura di quella sentenza, sia pure in modo mediato. Il dramma quindi è che la maggior parte dei pubblici ministeri, quantomeno quelli appartenenti alla curva militante, che purtroppo è ben visibile e prepotente, ha quest'idea di se stessi. Cioè l'idea che loro fanno giustizia in questo senso, contribuiscono alla moralizzazione della società per il tramite di una cosa, il processo, che li vede non in funzione di parte, non in funzione di parte. Questo è il problemaccio. Se si trattasse invece appunto di parti che fanno giudizi tecnici di leggi inadeguate, non ci sarebbe proprio nulla di problematico. Purtroppo la situazione non è questa. Chiedo scusa della lungaggine. No, benissimo. Adesso riproviamo, perché ha alzato la mano all'avvocato Brenelli. Vediamo se al quarto o quinto tentativo ce la facciamo. In attesa c'è Lisa, che di solito ci sta seguendo da un po' di tempo. Giovane Lisa, che ha fatto una domanda che mi piacerebbe che facesse direttamente, se non riusciamo a far collegare l'avvocato Brenelli, che purtroppo vedo ancora adesso, nonostante abbia la facoltà di parlare, che non riesce a farlo, e quindi credo che scusate, proviamo a avere ancora un'ultima volta, se no credo che sia abbastanza difficile. Avvocato? No, direi che non ce la fa. Lisa, ti do la parola, così la domanda la fai direttamente tu, perché è assolutamente interessante. Sara Jacopo Guizzoni. Eccoci, buonasera. Volevo chiedervi, soprattutto... Scusa, prima che fai la domanda, questa è una delle l'esemplificazione di perché facciamo queste serate. Io Lisa non la conosco fisicamente, non è di Lodi, non so neanche dove sia, ma ha deciso di partecipare per la prima volta ascoltando La favola delle api di Mandeville, intervenendo con una domanda. Dopodiché l'abbiamo rivista, credo che la vediamo costantemente, ma con La società aperta e i suoi nemici di Popper, con un altro intervento, e c'è questa sera dei diritti delle pene. Questa è esattamente l'intenzione che avevamo all'inizio, cercare di coinvolgere i ragazzi per avvicinarsi o riavvicinarli, per chi sta studiando, ai classici. Quindi grazie Lisa, perché sei l'esempio vivente della nostra finalità. Prego. No, sì, ma poi col coprifuoco non si può più fare nulla dopo una certa ora, quindi... Comunque, io volevo chiedervi, soprattutto in relazione all'ultimo intervento iniziale, diciamo, dell'avvocato Prado, se tutte queste, diciamo, nuove
prassi legislative che sono state imposte nell'ultimo anno a causa del Covid finissero tra virgolette per diventare da temporanee a permanenti, come spesso succede per tante cose in Italia, oppure se pensiamo che da parte della società civile, qualora questa possibilità si dovesse prospettare, ci sarebbe un'insorgenza o un'opposizione particolare? Ma guardi, con l'osservazione che purtroppo appunto nemmeno si tratta di legislazione propriamente detta, perché ma qui andiamo in cose parecchio complicate. Il problema è proprio il pericolo di irreversibilità che questi strappi rischiano di introdurre, nel senso che producono un'abitudine. Le faccio un esempio concretissimo. Si erano prospettate da parte di alcuni, purtroppo pochissimi, i problemi di compatibilità costituzionale di quel certo costume, i famosi DPCM, eccetera, eccetera. Bene, si è poi preteso a metà strada, quando diventava veramente intollerabile l'urto di questa prassi rispetto a minimi elementari criteri di ordine costituzionale, si è deciso di ripiegare su una strumentazione più ordinata, il decreto legge, eccetera, eccetera. Fatto malissimo a sua volta. Il problema è che poi, nell'avvicendamento governativo, una buona quota, non voglio fare esempi concreti perché allunghiamo troppo, ma una buona quota di quelle assurdità gemmate da quell'attività tra virgolette legislativa tale non era, sono riprecipitate nei provvedimenti attuali. Quindi il problema dello strappo costituzionale non è mai il fatto che possa occasionalmente tradursi in una norma singolarmente ingiusta, perché l'ingiustizia di una norma è rimediabile riconducendo l'ordinamento a giustizia. Tanto per fare un esempio, per capirci grossolano, introduco la pena di morte, cosa orribile, considerata in quel momento giusta, si confida in un incivilimento della società che modifichi la legge e la elimini. Quando però viene condannato a morte qualcuno nell'assenza di una norma che consente la pena di morte, si fa qualcosa di molto più grave, capisce quello che voglio dire? Quindi il problema è quello, e lo stiamo sperimentando, della irreversibilità o del pericolo di irreversibilità che normative così stridenti dal punto di vista istituzionale, non dal punto di vista del contenuto, possono produrre. Ecco. Cioè, l'avvocato Lavalle, l'avvocato dottor Lodi vogliono aggiungere qualcosa su questa domanda? Ma guardi, da un punto di vista tecnico-giuridico, l'avvocato Prado ha già affrontato il problema, anche se ha preferito, lui ha detto non dilungarsi, in realtà sarebbe, non sarebbe stato tempo sprecato, ecco, però è stato così gentile da lasciare magari lo spazio agli altri. Perché? Perché è un problema serio, nel senso che la prima parte, il governo Conte è intervenuto con questi DPCM che sono degli atti amministrativi e che non hanno nemmeno, non possono nemmeno essere vulnerati o abrogati dalla Corte Costituzionale, perché non hanno rango di legge, sono atti amministrativi, e credo che nemmeno il presidente Conte si rendesse conto, scusate l'ennesimo bisticcio di parole, che non solo erano impugnabili davanti al Tribunale Amministrativo Regionale come tutti gli atti amministrativi, creando quindi un casino, scusate la parola, perché tanti sono i tribunali amministrativi in Italia e quindi avremmo avuto una disparità, ma attenzione, potevano essere disapplicati dal giudice ordinario. Quando prima l'avvocato Prado ha detto che non ci sono state condanne o altre irrogazioni di sanzioni sulla base di questi DPCM, ha detto il vero, e in effetti non ce ne sono state.
perché eravamo tutti rassegnati, perché nessuno ha impugnato, eccetera, eccetera. Ma erano tutti atti non solo impugnabili davanti al TAR, ma disapplicabili dal giudice ordinario. In base a una legge, udite udite, del 1865, è il famoso allegato E sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che consente al giudice ordinario di disapplicare, cioè di non tenere in conto, tamquam non esset, no? Come si dice in latino, dell'atto amministrativo. Cioè, in poche parole, una sanzione irrogata in base a quel DPCM impugnata davanti al giudice ordinario, non davanti al TAR, poteva avere la sorte che il giudice ordinario dicesse: questo DPCM per me è illegittimo e quindi non lo applico. Non è che io lo annulli, perché non lo può annullare, quello può farlo solo il giudice amministrativo, ma non lo applica e quindi va ad annullare la sanzione, non l'atto ma la sanzione. Questo non è accaduto perché, ripeto, e qui ha ragione, purtroppo l'argomento che ha introdotto l'avvocato Prado è spaventoso, ma ha perfettamente ragione. Questo non è accaduto perché tante volte succede che, come per la prescrizione, e al contrario dell'usucapione, i diritti si perdono per mancato esercizio e noi rischiamo di perdere l'esercizio dei diritti costituzionali perché ci arrendiamo in modo supino allo stato di fatto delle cose. E noi abbiamo rischiato questo in questo anno, perché è vero che la pandemia richiedeva e richiede tutta una serie di procedimenti, ma almeno coinvolgendo il Parlamento. Adesso, con la forma del decreto legge, almeno questo si fa. Che poi il Parlamento sia costretto entro un mese a convertire d'urgenza, perché altrimenti succede un putiferio, un altro discorso, però almeno il Parlamento è coinvolto. Quello che è stato gravissimo, secondo me, è che durante il governo Conte ci siano giocati i nostri diritti costituzionali a furia di atti amministrativi. Questo è stato un'eresia, tra l'altro sequestrando in casa 60 milioni di italiani, quando per aver tenuto qualche giorno a bordo di una nave 120 persone, tra l'altro che entravano in Italia irregolarmente, il ministro degli interni, che aveva provveduto con un altro atto amministrativo come quello di Conte, si è beccato un rinvio a giudizio per sequestro di persona. Aggiungo che di tre casi differenti, di tre casi identici con lo stesso indagato, cioè stessi tre casi, uno era la Diciotti, la Gregoretti e la Open Arms, nel primo il Senato non ha dato l'autorizzazione a procedere, nel secondo il Senato ha dato l'autorizzazione a procedere ma il PM ha chiesto l'archiviazione, a Catania, nel terzo, quello recente, il Senato ha dato l'autorizzazione a procedere e il GIP ha rinviato a giudizio. A che uno si domanda, e torniamo a Beccaria, dove si è andata a finire la certezza del diritto? Secondo me ci stiamo coprendo di ridicolo davanti al mondo, ma anche qui, ripeto, e sono stato disgustato dal silenzio assordante della politica di fronte a un'invasione così generalizzata della magistratura su questioni che sono esclusivamente politiche, che si potranno condividere o non condividere, questo è un altro discorso, però questo è accaduto. Quindi anche questa è una dimostrazione che da noi la nostra civiltà giuridica sta andando a rotoli. Altra conclusione ottimista come io mi associo al disgusto di Nordio e voglio soltanto dire una battuta per quanto concerne questi magistrati che tra loro enunciano principi discordanti, contraddittori. Dicevano gli antichi giuristi: tot capita, tot sentenze. Noi potremmo dire: tutto ormai capita nelle sentenze, quindi non possiamo meravigliarci più di tanto. E per quanto concerne l'allarme invece che giustamente solleva Nordio, i diritti li stiamo trattando come il diritto di brevetto: se non stiamo attento, se non si cura il brevetto si perde. Quindi pensate un po' in che situazione. Ecco allora l'appello iniziale cui facevamo riferimento. È stato assolutamente necessario invocare Beccaria, perché mala tempora currunt sicuramente. Grazie Alisa. Ha alzato la mano e quindi ha chiesto di intervenire Nicola Juvinale, che ne ha facoltà.
non lo conosco, ma ho chiesto ancora di Viminale. Ha alzato la mano e gli ho concesso la parola, quindi se vuole intervenire. No. Sì, evidentemente l'unico audio video che si sta scaricando la batteria, mamma mia. Sì. Sentite? La sentiamo? Sì, non la vediamo. Perfetto. Ma la sentiamo. Buonasera, io su questo argomento specifico che avete toccato ho approfondito il tema e credo che in Italia ci sia un vulnus sul, come posso dire, sulla possibilità di eccepire una incostituzionalità di una norma. Cioè, mi spiego meglio, è necessario incardinare un processo e rimettere alla valutazione del giudice la, come posso dire, possibilità di rimettere poi alla Corte Costituzionale il sindacato sulla norma. Il modello tedesco invece consente la possibilità al cittadino di adire direttamente la Corte Costituzionale anche in via cautelare d'urgenza e impedire che gli effetti di quella norma incostituzionale possa inquinare l'ordinamento giuridico. E quindi, come posso dire, ricorrere prima e evitare che poi si facciano danni. Ecco, io questo tema l'ho sentito molto pesantemente con tutti i provvedimenti che sono stati emessi durante il governo Conte. Ecco, volevo sapere che cosa ne pensate voi sul tema. Grazie. Grazie. Scusi se prendo, visto che ho affrontato l'argomento prima, molto brevemente, anche perché sono le 11 e ci è stato promesso. Allora, provvedimenti del governo non potevano essere impugnati davanti alla Corte Costituzionale, a parte la ragione che ha portato lei, che davanti alla Corte si va soltanto su ordinanza di remissione di un giudice e non su iniziativa di un cittadino, perché non erano leggi. Cioè, davanti alla Corte Costituzionale, per esprimerci in termini chiari e magari atecnici, si può portare soltanto una legge o un provvedimento che abbia valore di legge. I DPCM sono atti amministrativi e l'atto amministrativo non può essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale, però la tutela c'è, nel senso che può essere impugnato davanti alla giurisdizione amministrativa, cioè al TAR, oppure, ovvero, come dicevo prima, può essere disapplicato dal giudice. Ci sono stati dei decreti legge o delle leggi, quelle che istituivano le situazioni di emergenza, quelle sì, avendo valore di legge, avrebbero potuto essere impugnate. Ma è vero quello che dice lei, si può procedere soltanto a seguito di una ordinanza di un giudice, ma questo è scritto nella Costituzione e lei sa che per cambiare la nostra Costituzione, insomma, la pandemia nel frattempo avrebbe fatto il suo corso tranquillamente. Allora sì, visto che giustamente è stato usato spesso il latino questa sera, pacta sunt servanda, e quindi avevo assolutamente garantito alle 23 il termine. Quindi, prima di salutare gli ospiti, vi invito alla prossima nostra serata, che sarà lunedì prossimo, 26 aprile. Siamo intorno vicino al 25 aprile, quindi abbiamo voluto celebrarlo a nostro modo, presentando questo libro che si chiama Le formazioni autonome nella resistenza italiana, per cercare di spiegare, non di dimostrare, perché è autoevidente a chi conosca, come dire, minimamente la questione della resistenza, che non era minimamente come dire, monopolizzata dalla parte comunista, c'era la parte monarchica, liberale, socialista e quant'altro. E quindi lo faremo insieme a Eugenio Capozzi, Marco Patricelli, Massimo De Leonardis. E quindi chi vorrà ascoltarci settimana prossima avrà possibilità di affrontare anche questa tematica. Ringrazio in ordine inverso di questa sera per il debutto e spero il primo di una lunga serie di Yuri Maria Prado, e spero che anche voi consigliate, ve l'ho già detto in privato, lo dico in pubblico, spero che finalmente decida di raccogliere i suoi editoriali di 25 anni in un volume, perché ce ne sarebbe un disperato bisogno, quindi spero davvero che questa cosa poi possa essere messa in pratica. Grazie Yuri. Grazie all'avvocato Della Valle, che anche lui spero di vedere tornare magari dal vivo quando si potrà il prima possibile. Grazie avvocato. Grazie a voi. E grazie al dottor Nordio per essere ancora con noi. Organizzeremo sicuramente una serata in presenza. Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Ciao Nordio, ciao, buonanotte. Ciao caro, alla prossima. Ci vediamo, ciao.
Grazie a tutti.